Buongiorno ragazzi, per questo nuovo appuntamento con le lezioni ribaltate di Mr. Boscherini, oggi parleremo dell'area del cerchio. In questa nostra terza lezione andremo finalmente a vedere come si trova l'area del cerchio. Ora, di nuovo, per fare un ripasso rispetto ai concetti che già avete studiato l'anno prima, andiamo a vedere di nuovo che cos'è il cerchio, no? Abbiamo visto che cos'è la circonferenza, abbiamo visto alcune delle sue parti, ma non ci siamo soffermati sul cerchio. Quindi alle mie spalle vedete di nuovo il nostro disegno e una breve definizione di che cos'è il cerchio. Il cerchio, come vedete, è l'insieme di tutti i punti interni alla circonferenza e la circonferenza stessa. Usando un linguaggio più colloquiale, potremmo dire che il cerchio è la parte interna della circonferenza e il bordo stesso, no? Quindi la circonferenza stessa. Ora, nelle lezioni precedenti abbiamo sempre considerato delle formule in cui c'erano delle moltiplicazioni e delle divisioni. Vedremo oggi che con il cerchio le cose cambiano leggermente e per capire meglio come si affronta il cerchio faremo un passo indietro e andremo a rivedere di nuovo l'area del quadrato. Allora, quindi qui vedete un quadrato di lato L e voi sapete che la formula diretta per trovare l'area del quadrato è lato per lato, o meglio ancora lato alla seconda. La formula inversa quindi sarà la operazione aritmetica inversa dell'elevamento a potenza, in particolare dell'elevamento alla seconda. Quindi per ottenere il lato conoscendo l'area non dovrò fare una moltiplicazione, una divisione, un'addizione, una sottrazione, dovrò fare l'estrazione di radici, in particolare dovrò fare la radice quadrata dell'area. Nel caso del cerchio la formula è molto simile, anche qui avremo un quadrato, quindi l'area del cerchio, la formula diretta sarà data da area del cerchio uguale a raggio alla seconda moltiplicato con l'onnipresente pi greco, che di nuovo vi invito a lasciare indicato, ora più che mai. Facciamo rapidamente un esempio: se una circonferenza con un raggio di 5 cm, la formula si applica molto semplicemente perché l'area sarà data da 5 alla seconda per pi greco, 5 alla seconda fa 25, quindi l'area del nostro cerchio di raggio 5 cm sarà 25 pi greco centimetri alla seconda. Facciamo attenzione, qui non si tratta più di lunghezze ma di aree, quindi laddove avevo delle lunghezze in millimetri, centimetri, decimetri, metri e così via, ora avrò delle aree in millimetri alla seconda, centimetri alla seconda e via discorrendo. Quindi sempre attenzione all'unità di misura corrispondente alla seconda quando parlo di aree, senza nessuna potenza, nessun esponente, scusate, quando parlo di lunghezze, raggi, diametri, arti di circonferenza, lunghezze di circonferenza. La formula inversa sulla falsa riga di cui l'avevamo già visto pochi minuti fa per il quadrato avrà una radice quadrata. Infatti il raggio di una circonferenza, conoscendone l'area, sarà dato dalla radice quadrata del rapporto tra l'area e pi greco. E ora qui è molto importante anche l'ordine delle operazioni. Quando avrete l'area dovrete prima dividere per pi greco e poi il risultato metterlo sotto radice, quindi questa radice comprende anche questa divisione. Vediamo subito un esempio per capirci meglio. Se ho l'area di un cerchio uguale a 144 pi greco centimetri alla seconda, attenzione di nuovo, il raggio sarà dato dalla radice quadrata di 144 pi greco diviso pi greco. E di nuovo, come già vi ho detto nelle lezioni precedenti, pi greco diviso pi greco fa 1, quindi come si dice, si eliminano a vicenda, ci rimane radice quadrata di 144, che altro non è che 12, quindi il raggio è 12 cm. A questo punto possiamo fare un passo ulteriore, andare a vedere dei problemi più avanzati. In queste lezioni noi essenzialmente abbiamo incontrato quattro variabili, lasciando stare
le porzioni di circonferenza, quindi gli archi di circonferenza sui quali torneremo la prossima lezione, ma se andiamo a vedere una circonferenza completa, un cerchio completo, noi abbiamo a disposizione quattro variabili con cui giocare: il raggio, il diametro, la lunghezza della circonferenza e l'area del cerchio. In realtà questa lista la ridurrei a tre, perché raggio e diametro si passa dall'uno all'altro molto velocemente. Se vi do il diametro, trovate il raggio dividendo il diametro per 2, se vi do il raggio trovate il diametro moltiplicando il raggio per 2. In generale vi consiglio di usare sempre le formule con il raggio, soprattutto quando si parla delle aree. Allora, quindi questo significa che avendo tre variabili, raggio, lunghezza, circonferenza e area, ho tre possibili tipi di problemi. I problemi in cui mi danno il raggio, e questi saranno quelli che io chiamerò i problemi diretti, i problemi in cui mi daranno la lunghezza della circonferenza e i problemi in cui mi daranno la misura dell'area del cerchio. Questi ultimi due saranno quelli che io chiamerò i problemi inversi, in cui almeno in un passaggio dovremo andare indietro. Allora, è molto semplice. Se conosco il raggio o il diametro, abbiamo appena detto, sono equivalenti conoscere l'uno e l'altro, si tratta semplicemente o di moltiplicare o di dividere per 2, dovrò solo usare formule dirette. Vediamo subito un esempio. Se ho una circonferenza di raggio 13 cm, trovo al volo la lunghezza di circonferenza, 2 per 13 per pi greco, cioè 26 pi greco centimetri, quindi le unità di misura sono le stesse, e di nuovo uso il dato iniziale per trovare l'area. L'area è uguale a 13 alla seconda per pi greco, cioè 169 pi greco, e qui invece sono centimetri alla seconda. Leggermente più impegnativi sono i problemi inversi. E cominciamo subito. Se conosco la lunghezza della circonferenza, a questo punto quali sono le altre due variabili che posso andare a cercarmi? Sono il raggio e la misura dell'area del cerchio. E qui quindi cosa dovrò fare? Dovrò applicare una formula inversa e poi una formula diretta. E vediamo come. Supponiamo che nel mio problema mi dia una lunghezza di circonferenza di 40 pi greco millimetri. La prima cosa che posso fare è applicare la formula inversa della lunghezza di circonferenza per trovare il raggio. Quindi raggio uguale a 40 pi greco diviso 2 pi greco, pi greco e pi greco, a questo punto posso dirlo velocemente, si eliminano a vicenda, 40 diviso 2 fa 20, quindi ottengo un raggio di 20 mm. E qui sta invece la concatenazione, qui devo davvero fare l'esercizio in un certo ordine, perché questo numero poi mi serve per trovare l'area, non posso passare direttamente. O meglio, lo puoi fare se hai una conoscenza un pochino più avanzata matematica. Nel nostro caso dobbiamo prima fare questo passaggio e trovare il raggio e poi usare il valore del raggio e metterlo dentro la formula diretta dell'area per trovare l'area del cerchio. Quindi 20 alla seconda per pi greco, 20 alla seconda fa 400 e l'area è 400 pi greco millimetri alla seconda. Comunque, pur trattandosi di un problema inverso, come vedete, in realtà la cosa è molto semplice, perché in due passaggi, con due formuline, che a questo punto già conoscete, ho trovato tutto quello che c'era da sapere su questa circonferenza. L'ultima combinazione possibile in un problema che riguardi semplicemente una circonferenza o un cerchio è: se conosco l'area del cerchio, a questo punto dovrò usare una formula inversa per trovare la lunghezza del raggio e di nuovo una formula diretta per trovare la lunghezza della circonferenza. Faccio un esempio: se l'area del mio cerchio è 64 pi greco metri alla seconda, prima di tutto uso la formula inversa del raggio, raggio uguale a radice quadrata di 64 pi greco diviso pi greco, di nuovo ricordo pi greco diviso pi greco vanno via, radice 64 fa 8 metri, questo 8 metri lo infilo nella formula della lunghezza della circonferenza, 2 per 8 per pi greco e la circonferenza viene 16 pi greco metri. E anche i problemi che proveremo in classe non saranno molto più avanzati rispetto a questo. Comunque si tratta di giocare con tre variabili. La prossima lezione, e che sarà l'ultima di questo ciclo dedicato alla lunghezza della circonferenza dell'area del cerchio, andrà a vedere l'area di parti del cerchio. E con questo è tutto, arrivederci alla prossima lezione.